Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo dei dati del Covid in Abruzzo, mentre continuano a scendere i ricoveri, gli attualmente positivi tornano sotto quota 7.000. L'ultima volta di un dato così basso è stato nel mese di novembre, agli inizi di novembre dello scorso anno. Nel frattempo sono 144 i nuovi casi Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo, emersi dall'analisi di 4.361 tamponi molecolari con campione positivo del 3,3%. Si registrano due decessi recenti che fanno così salire il bilancio delle vittime da inizio emergenza a 2.452. Sul fronte ospedaliero complessivamente sono ricoverate 234 persone rispetto alle 255 di ieri, 215 sono nei reparti di medicina, meno 20 rispetto a ieri, e 19 in terapia intensiva, meno 1 senza nuovi accessi. Crescono le guarigioni, più 285 rispetto a 24 ore fa. E noi continuiamo a parlare dell'emergenza coronavirus. Presto cambieranno i parametri per determinare il colore delle zone. Il ministro della Salute Speranza ha accolto le richieste delle regioni di non dare più priorità all'indice RT, che in Abruzzo è attualmente allo 0,95. Il governo è anche al lavoro su nuove regole per quanto riguarda il coprifuoco. Facciamo il punto nel servizio di Giuseppe Dintino. Cambieranno, forse già dalla prossima settimana, i parametri in base ai quali la cabina di regia determina le restrizioni. Ad annunciarlo è il presidente della giunta regionale Marco Marsilio. Ho ricevuto rassicurazioni dal ministro Speranza, ha detto Marsilio. Il Dicastero della Salute modificherà i parametri per classificare le regioni e probabilmente le nuove misure saranno inserite nel decreto sostegni bis. Sostanzialmente sparirà il primato dell'indice di contagiosità RT per determinare il colore delle zone. Il caso abruzzese è emblematico del paradosso riguardo i parametri. Attualmente l'RT regionale è a 0,95, sopra la media nazionale e appena sotto la soglia di 1 da cui scatta la zona arancione. Seppur il virus si diffonda ancora velocemente, al contempo però, complice il caldo e la campagna vaccinale, sembra che la malattia abbia manifestazioni percentualmente meno aggressive. Gli ospedali infatti si stanno progressivamente svuotando. Ieri erano complessivamente 255 pazienti ricoverati, 15 in meno rispetto al giorno precedente, di cui 235 in area medica e 20 in terapia intensiva. E vi è anche il caso di Pescara, la cui provincia per incidenza del virus è da circa un mese tra le più virtuose d'Italia. A livello regionale però, come detto, l'RT non è affatto basso e rischia di far oscillare l'Abruzzo verso la zona arancione. Proprio all'avvio della stagione estiva, quando i telefoni di camerieri, bagnini e altri precari lavoratori stagionali stanno tornando a squillare. Da qui i timori di chi spera di guadagnare qualcosa grazie all'estate. Secondo un'indagine Svimez, ben 73.200 imprese in tutta Italia, soprattutto quelle più piccole, rischiano di chiudere. Sono il 15% del totale. La richiesta delle regioni è quindi quella di sostituire l'RT con il tasso di occupazione dei reparti ospedalieri come principale parametro per determinare i rischi del contagio. Con un'incidenza media largamente sotto 100 e Pescara da quasi un mese, praticamente un mese sotto 50, quindi che sarebbe stata zona bianca già da quasi un mese, ritrovarsi magari in arancione senza giustificato motivo, perché l'unica ragione che ci deve motivare ad adottare misure restrittive è quella di evitare che la gente finisca in ospedale, che gli ospedali si riempiano, quindi questa è la ratio dei provvedimenti. Le regioni hanno chiesto di utilizzare come parametro principale quello della incidenza, cioè il numero dei casi rapportato alla occupazione dei posti letto negli ospedali. Richiesta di cambiare i parametri che, a detta di Marsilio, è stata accolta da Roma. E dalla prossima cabina di regia potrebbero cambiare anche le regole del coprifuoco, sul quale in questi giorni si sta consumando una battaglia politica in seno alla maggioranza. Il premier Draghi ha già fatto capire che il coprifuoco in stile militare rimarrà. La prossima settimana però potrebbe essere imposto un diverso orario di rientro a casa, che dal 24 maggio potrebbe slittare alle 23 o a mezzanotte.
Ed ora la cronaca giudiziaria, perché tornano in libertà l'ex presidente della cooperativa La Rondine, Domenico Mattucci, e Luigia Dolce, dipendente con funzioni di coordinatrice, che erano agli arresti domiciliari dal mese scorso nell'ambito di una inchiesta della Procura di Pescara su un presunto appalto pilotato riguardante l'affidamento della gestione delle residenze psichiatriche extra ospedaliere del valore complessivo di oltre 11 milioni di euro. Lo ha stabilito il GIP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio, che ha accolto l'istanza di revoca della misura cautelare presentata dai legali delle due persone coinvolte, dunque di Dolce e Mattucci. Nel provvedimento di revoca relativo a Dolce, il GIP ha evidenziato che sono venute meno le esigenze cautelari che avevano legittimato l'applicazione della misura. Proseguiamo adesso con il nostro giornale, voltiamo pagina. Il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli ha visitato questa mattina alcune delle migliori aziende della Marsica e ha parlato di come le eccellenze delle produzioni locali possano essere protagoniste nel mercato globale. Vediamo. Ministro, qui nel Fucino ci sono prodotti che ormai hanno toccato davvero il punto di eccellenza, però si continua a soffrire la collocazione sul mercato. Cosa intende fare il Ministero in questo senso? Penso anche magari ad un associazionismo, comunque alla sinergia, no, tra le varie aziende. Chiaro che la produzione di alcuni beni come gli ortaggi in generale, le patate, le carote, il finocchio, insomma, prodotti tipici di queste zone patiscono molto le fluttuazioni di mercato. L'eccesso di prodotto a domanda calante o la mancanza di prodotto a domanda crescente, questo periodo di pandemia ha acuito questa situazione. Io credo che l'unico strumento che dobbiamo rafforzare e che stiamo rafforzando e implementare è quello del contratto di filiera, dove si riesce a gestire in modo corretto domanda e offerta del prodotto, prevedendo anche le masse produttive in modo da capire quando c'è la necessità di produrre di più o quando invece è il caso di rallentare la produzione, ma soltanto attraverso un'equa distribuzione del valore aggiunto nella filiera si garantisce che dal produttore fino alla distribuzione ci sia un equilibrio in tutti i momenti del mercato. Questo è molto importante. Noi su una progettualità sui contratti di filiera abbiamo previsto un valore di 1,2 miliardi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché crediamo che sia veramente la strada giusta per le filiere produttive agroalimentari. Si è detto soddisfatto per la visita del ministro il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedele, che ha sottolineato l'importanza del territorio marsicano quale motore e cuore pulsante dell'economia abruzzese. Noi abbiamo lavorato molto sia dietro le quinte, sia perché questo accadesse, per la venuta del ministro, per fargli conoscere questa realtà in prima persona. L'Abruzzo vede il proprio PIL agricolo al 30% prodotto all'interno della Marsica. La Marsica è un cuore economico, un motore economico non soltanto della nostra provincia ma dell'intero Abruzzo, ha grandissime eccellenze ed è su questo che abbiamo puntato. Volevamo assolutamente che il nuovo ministro delle politiche agricole conoscesse le eccellenze che abbiamo noi in Marsica ma in tutto l'Abruzzo, proprio perché è su questo che si deve puntare. In particolar modo abbiamo già avuto modo di discutere con il ministro e con la sua segreteria soprattutto quelli che sono le maggiori criticità che noi viviamo nel Fucino e quindi anche le prospettive di investimento. Il riferimento ovviamente non può che essere all'intervento per la realizzazione della rete irrigua in pressione e delle vasche di laminazione per superare tutte quelle criticità che purtroppo ci sono nella gestione della risorsa idrica, superamento che ovviamente permetterebbe di incrementare non di poco la produzione, quindi una grande spinta all'economia con grandi benefici sia sul piano sociale e non dimentichiamo anche il piano ambientale, perché anche l'agricoltura, che oggi è sempre più tesa verso la sostenibilità, farebbe il paio appunto con il concetto che c'è oggi di transizione ecologica. Quindi per me è una giornata estremamente positiva, sono contento del lavoro che abbiamo svolto e possiamo per una volta essere felici di questo.
Adesso ci occupiamo di Brioni. Dopo la manifestazione del 1° maggio davanti lo stabilimento di Penne, è partita la trattativa fra azienda e sindacati per cercare di arginare l'esubero di 320 lavoratori. Una possibilità potrebbe essere quella della cassa integrazione. Ci dice di più nel servizio Stefano Recanati. Contratto di espansione o isopensione. Sono queste le proposte suggerite dalle segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL durante il primo tavolo tecnico che si è svolto in Confindustria Chieti Pescara riguardante la vicenda Brioni, a cui hanno partecipato anche le RSU sindacali, oltre a Paolo Petrucci come rappresentante dell'azienda e Pierpaolo Cervellini per Confindustria. Le organizzazioni sindacali hanno proposto la possibilità di ricorrere all'utilizzo del cosiddetto contratto di espansione, il quale consentirebbe ai lavoratori che si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia la possibilità di accedere ad un'indennità mensile al momento della cessazione del rapporto di lavoro o addirittura l'isopensione, che fino al 2023 dà la possibilità ai dipendenti di accedere alla pensione con 7 anni di anticipo, sempre con l'aiuto dell'azienda. I vertici aziendali però hanno già bocciato queste soluzioni, dichiarando che gli strumenti sopra citati non sono percorribili e sostenibili. Sicuramente l'azienda, marchio di lusso dedicato alla moda maschile guidata dal gruppo Kering, attiverà l'ammortizzatore sociale della cassa integrazione straordinaria al termine dell'utilizzo della cassa integrazione ordinaria Covid-19. Nel caso di proroga di quest'ultima da parte del governo nazionale, la stessa sarà prioritaria rispetto all'utilizzo della cassa integrazione straordinaria. Inoltre le parti hanno concordato di condividere una struttura di incentivazione all'esodo con crescita proporzionale per tutta la durata degli ammortizzatori sociali, senza però al momento nessuna indicazione sull'importo. Intanto, nei giorni scorsi, ampia disponibilità sul confronto, cercando di trovare il prima possibile soluzioni per scongiurare l'esubero di 320 lavoratori, è quanto dichiarato dal presidente della giunta regionale Marco Marsiglio e dall'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, dopo l'incontro avuto con l'amministratore delegato della Brioni, Mehedi Benabaji. L'amministratore delegato ha illustrato la situazione dell'azienda dopo l'annuncio della riduzione del personale. Il dato positivo emerso, al di là delle ipotesi di riorganizzazione dell'azienda, è la disponibilità al confronto necessario per evitare ricadute sul fronte occupazionale. La Regione, naturalmente, è pronta a mettere in campo tutti gli strumenti normativi di competenza per agevolare questo confronto. Sulla vertenza, confermano infine, verrà attivato anche un tavolo regionale, mentre i tavoli tecnici proseguiranno nelle prossime settimane. E adesso ci occupiamo del ciclismo, del Giro d'Italia che ha attraversato oggi la nostra regione tingendola di rosa. E questo è l'arrivo a Termoli della tappa partita da Notaresco. Ha vinto l'australiano Caleb Ewan alla seconda vittoria in volata dopo Cattolica. Dunque lui a portare a casa la settima tappa che ha attraversato le province di Teramo, Pescara e Chieti per poi terminare in Molise. Secondo classificato Davide Cimolai, terzo posto per Tim Merlier. Maglia rosa che resta sulle spalle dell'ungherese Attila Walter. Il Giro d'Italia tornerà ad attraversare l'Abruzzo con altre due tappe, domenica con la Castel di Sangro Campo Felice e lunedì con la L'Aquila Foligno. Stamattina allo start dei corridori erano presenti anche i vertici della regione e noi andiamo ad ascoltare le interviste all'assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris e al consigliere regionale Tony Di Gianvittorio. Sentiamo. La regione continua ad investire nei grandi eventi e sceglie appunto la provincia di Teramo e soprattutto Notaresco. Che dire, oggi è un'emozione grandissima e poi ci porteremo per tutta l'estate con dei grandi eventi che ci saranno per il proseguo di questa manifestazione con la maglia rosa, quindi già dalle prossime settimane ci sono tantissimi, il cartellone è molto ampio per tutta l'estate per accogliere i tanti turisti che sono al mare e che riescono ad arrivare sulla nostra cittadina che ha soli 10 km dal mare. Assessore, due tappe interamente nel cuore dell'Abruzzo, Castel di Sangro, Campo Felice e poi L'Aquila, Foligno, si promuovono anche le aree interne.
Noi con gli sport stiamo provando a unire la regione che nel passato aveva questa visione dicotomica aree interne e zone costiere. Le aree interne hanno una bellezza diversa, una bellezza da scoprire, più difficile forse da scoprire e da valorizzare, ed è per questo che avrebbero bisogno di un maggior aiuto per far sentire i cittadini più uguali agli altri. Voltiamo pagina. Con le riaperture dei primi di maggio sta ripartendo anche il commercio a Pescara. Primi segnali di ripresa per i locali della Movida e anche nuove regole da seguire. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Assessore Cremonese, a due settimane dalle riaperture sta riprendendo la vita a Pescara, la vita anche nelle zone della Movida, sempre secondo le regole, commercianti soddisfatti, si pensa ad una buona stagione turistica anche grazie alla bandiera blu. Assolutamente sì, si pensa a un'ottima stagione turistica. Voglio ricordare come l'anno scorso nel mese di luglio ed agosto Pescara ha fatto il boom di presenze, un record che non avevamo da circa 10 anni, noi quest'anno contiamo di fare molto di più, anche perché a Pescara è stata riconosciuta la bandiera blu, un grande lavoro che è durato 2 anni sotto il lavoro costante di 4 assessorati, abbiamo centrato l'obiettivo immediatamente e questo per noi deve essere uno spot in questi giorni da cavalcare. Noi auspichiamo che il coprifuoco venga totalmente rimosso, lo speriamo perché fondamentalmente i dati sanitari ci confortano. Voglio ricordare che Pescara già da qualche settimana è una delle città che ha le migliori performance in Italia, credo che tuttora lo sia, dietro a Udine sostanzialmente, quindi abbiamo un numero bassissimo di contagi. Crediamo tantissimo che i pescaresi e soprattutto le attività commerciali stanno rispettando le procedure che sono state indicate dal Ministero della Salute, cioè quella del distanziamento, di cercare di evitare assembramenti, di usare le mascherine anche quando si sta seduti, che non si sta consumando. C'è una grande responsabilità, io vedo anche una grande voglia di vivere. La fine settimana scorso Pescara è letteralmente esplosa, non si entrava né da Montesilvano, né da Chieti, né da Francavilla. Questo ci deve rincuorare e deve far pensare che le nostre attività hanno davvero bisogno che si riprenda, perché il commercio già era in una grave crisi, la pandemia l'ha affossato ancora di più e c'è bisogno davvero di riprendere il normale ritmo, perché altrimenti molte partite IVA dovranno chiudere entro fine anno. Andiamo a Teramo adesso. Durante le giornate FAI di primavera in programma domani e dopodomani nella città prutina sarà possibile visitare alcuni tra i più importanti luoghi artistici e architettonici della città. Per l'occasione resteranno aperti il Palazzo di Giustizia, opera di Gianfranco Canigia, la Prefettura e Palazzo Cerulli Irelli. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. 15 e 16 maggio, ecco le date delle giornate FAI di primavera 2021. Torna l'evento che porta alla scoperta della bellezza dei luoghi artistico-architettonici che costituiscono il patrimonio culturale italiano. Appuntamento anche a Teramo, con tanti luoghi diversi, storici e naturali, da conoscere e da visitare. In città saranno aperti molti luoghi, permettendo così di ammirare tra gli altri il Palazzo di Giustizia di Teramo, opera di Gianfranco Canigia, il primo esempio di architettura pubblica contemporanea del capoluogo aprutino. Il palazzo è stato progettato negli anni 60 dall'architetto romano Gianluca Canigia, successivamente è stato realizzato negli anni 70 e inaugurato nel 1980. Il palazzo si caratterizza per delle linee ovviamente moderne, tipiche dell'epoca in cui è stato progettato, ma nello stesso tempo presenta degli elementi classici che si possono notare guardando la facciata, caratterizzata da una serie di aperture geometriche che si susseguono con un ritmo ben cadenzato, e poi anche all'interno, dove appunto c'è uno spazio caratterizzato da volumi solenni.
Il FAI in sostanza vuole far conoscere questo edificio perché vuole, diciamo, accoglie l'invito di un altro maestro assoluto dell'architettura italiana, Gio Ponti, il quale invitava le persone ad amare l'architettura, perché chi ama l'architettura ama il proprio paese, quindi bisogna amare sia l'architettura antica ma anche l'architettura moderna. Il palazzo sarà visitabile il 15 maggio dalle ore 10 alle ore 13. Grazie alle guide del FAI, che noi chiamiamo in realtà narratori, che ovviamente sono persone, sono volontari FAI che hanno studiato, che hanno approfondito e che racconteranno il luogo e la genesi del progetto. Durante le giornate del 15 e 16 maggio, grazie al FAI, si potranno visitare a Teramo anche alcune stanze affrescate di Palazzo Cerulli-Relli in Piazza Garibaldi, la prefettura, inclusi gli appartamenti privati del prefetto, e i giardini dell'antico collegio femminile di Regina Margherita. A Pescara è stato inaugurato questa mattina il servizio Aiuti Alimentari, un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Vediamo. Inaugurato questa mattina a Pescara il servizio Aiuti Alimentari, la cui sede operativa si trova in via Forca di Penne, che ha l'obiettivo di strutturare in modo continuativo gli interventi di solidarietà alimentare già messi in atto nel corso dell'anno per fronteggiare la crisi economica e sociale acuita dall'epidemia Covid-19. I servizi sociali comunali hanno recepito l'aumento esponenziale di persone a rischio di vulnerabilità socio-economica e si sono attivati così prontamente, integrando con ulteriori servizi il plus di richieste della cittadinanza. Gli aiuti alimentari non saranno quindi una tantum come è accaduto con i buoni spese alimentari, bensì saranno continuativi, ovvero mensili. Il Comune si è registrato al programma del Fondo Europeo Aiuti agli Indigenti e ha ottenuto così gratuitamente derrate alimentari per 400 famiglie. Il servizio è operativo grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare, con la Fondazione Caritas dell'Arcidiocesi Pescara Penne. 400 cittadini riceveranno ogni mese un pacco alimentare per un progetto europeo che noi abbiamo vinto e portato avanti insieme alla Caritas e al Banco Alimentare, e sicuramente daremo una risposta immediata a chi ha un disagio sociale importante. Però adesso è giunto il momento di lanciare un'altra sfida, di coinvolgere in questi progetti coloro che ricevono dalla comunità un aiuto, perché credo che sia anche una questione di dignità. Io penso che molti vogliano partecipare, anche e soprattutto quelli che ottengono qualcosa dal comune e da queste strutture. Qui noi operiamo con volontari che si mettono a disposizione del comune e credo che anche quelli che ricevono un pacco alimentare vogliano collaborare affinché questa struttura possa rivolgersi a tante altre persone. L'obiettivo, come dicevi, è quello di fare un passo avanti, quindi di dare la possibilità, magari tra un anno, magari grazie al contributo di qualche privato che ci può anche aiutare per tutte quelle questioni necessarie ad adeguare i locali e a strutturarli per come si conviene, un emporio della solidarietà. Questa è un po' la sfida che abbiamo lanciato oggi, stare già oggi vicini alle persone, essere prossimi in un modo, ma far sì che questo modo diventi migliore tra un anno. Pierluigi Iervese è il miglior biancazzurro del 2021. Vista la brutta stagione della prima squadra, il premio, giunto alla sua 27esima edizione e organizzato dal periodico Cronache Abruzzesi, questa volta è andato all'allenatore della Primavera, in testa al suo girone. L'obiettivo più immediato, secondo Iervese, è vincere il campionato, anche se la squadra rischia la retrocessione in Primavera 3 a causa della disfatta proprio della prima squadra. Andiamo ad ascoltare Iervese. Gigi Iervese, questo riconoscimento di miglior biancazzurro per quella realtà che è stata il fiore all'occhiello, l'unico raggio di luce, possiamo dire, di un'annata molto complessa per la Pescara Calcio, però la Primavera è davvero uno splendido raggio di luce, state conducendo da protagonisti il campionato. Sì, obiettivamente è un premio che non mi aspettavo ed è sono onorato veramente di riceverlo, però come dicevi tu, questo è un premio che va condiviso con tutto il settore giovanile, con tutti i tecnici, i collaboratori e con i direttori, che sono loro che ci guidano, perché veramente è un bel team, un team che si lavora ogni anno con idee molto chiare, molto precise, ed è un risultato del grande lavoro che c'è dietro le spalle.
siamo contenti di quello che stiamo facendo, di quello che stanno facendo i ragazzi, perché stanno dimostrando veramente un grande attaccamento alla maglia. E l'obiettivo nostro, come dicevo anche prima, non deve essere il discorso di parlare di regolamenti o retrocessioni. A noi ci interessa adesso portare a termine questo lavoro. Lo vogliamo fare per cercare di dare una piccola gioia in un momento delicato della nostra società, una piccola gioia sia alla società, al presidente, ma anche e soprattutto ai nostri tifosi, che obiettivamente in questo momento stanno soffrendo tantissimo. Quindi è un obiettivo che abbiamo in mente ed sarebbe un completamento giusto del percorso iniziato e che vogliamo portare a termine. Ci sarebbe poi una disponibilità anche a essere, perché no, un candidato per la panchina della prima squadra? Non so se il presidente l'ha coinvolta in certi tipi di discorsi, ma insomma il futuro cosa potrebbe riservare? Ma il presidente non mi ha coinvolto, anche se mi ha manifestato più volte la sua stima, la stima di tutta la società. Il mio obiettivo, io dico sempre che il mio futuro è il presente, bisogna fare bene quello che si sta facendo. Poi come tutti sono un sognatore, quindi come è giusto che nella mia testa possa esserci anche un sogno da poter condividere o coltivare nel tempo. Sicuramente l'obiettivo mio è quello di allenare, perché è la mia passione. Ho fatto anche esperienze con i grandi, con la primavera, che era un sogno che volevo da tanti anni, che ci sono riuscito, quindi è un altro obiettivo che ho raggiunto. Adesso speriamo, vediamo, terminiamo bene il nostro lavoro e poi quello che porta il futuro non ha. Pierrese è pronto per la Serie C? Ma io ti direi una bugia se dicessi di no. Mi sento pronto, mi sento quantomeno di potermi mettere alla prova e cercare di vedere diciamo se sono in grado o meno di poter partecipare a un campionato così importante. Brutto episodio questa mattina a Teramo, perché il responsabile del settore giovanile della Teramo Calcio ed ex allenatore della prima squadra, Cetteo Di Mascio, è stato aggredito all'uscita dallo stadio Bonolis questa mattina da due giovani che si sono poi dati alla fuga. Di Mascio è attualmente ricoverato all'ospedale civile Mazzini di Teramo in attesa di accertamenti. In una nota la Teramo Calcio, esprimendo solidarietà all'allenatore, condanna fermamente qualsiasi atto di intimidazione o violenza, auspicando che le indagini in corso da parte dei carabinieri possano presto ricondurre agli autori di un gesto definito come inqualificabile. E adesso andiamo a fare il quadro del weekend di calcio a 5 e pallavolo. Partiamo proprio dal futsal, con lo spareggio decisivo domani alle ore 20 fra Acqua e Sapone, Unigros e Catania. Si giocherà al Palarigo Piano gara 3 per passare in semifinale, e sarà di certo un match infuocato col suo strascico di veleni generato dalla coda della trasferta in terra etnea. In caso di parità si andrebbe ai supplementari senza rigori. Se dovesse persistere l'equità, sarebbero gli abruzzesi a superare il turno in virtù del miglior piazzamento nella prima fase. Il Montesilvano ha battuto ieri 3-0 il Città di Capena in gol Ortega, Belli e Lucileia dopo il 3-1 interno. Le biancazzurre sono ora in semifinale, dove affronteranno la vincente in gara 3 tra Kickoff e Bisceglie. Adesso possiamo passare alla pallavolo, perché in B maschile gare di ritorno per le squadre nostrane. Domani di scena il Paglieta a Casarano, 3-0 per i pugliesi all'andata. Domenica trasferta a San Giustino per l'Alba Adriatica, battuta 3-1 in gara 1. Esordio nei playoff in B1 femminile per l'Altino, che giocherà domani a Iesi. In B2 il Teramo, sempre domani, farà visita alla Trestina. Umbre vittoriose all'andata per 3-1, mentre l'Arabona riceverà il Corridonia, già sconfitto dalle manopellesi al tie break in gara 1. Termina qui questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete on demand trovate come sempre i nostri servizi sui canali YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio a tutti voi di una buona serata.